Ciao a tutti! Nel video del bounty gigante ho chiesto quale barretta volete che ingrandisca? La maggior parte ha votato Twix! Bene, prepariamo un Twix gigantesco! Ma prima vediamo cosa c'è dentro! Lo apriamo, lo tagliamo e vediamo uno strato di biscotti, poi del caramello e cioccolato al latte all'esterno. Ora andiamo al negozio. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è latte condensato. Più precisamente una montagna intera di latte condensato. Ci servono 215 lattine. Prendiamo anche un sacco di zucchero a velo. 6 scatole. Ci servono 55 kg di farina, 3 scatole di margarina e 12 bottiglie di uova. Ogni bottiglia contiene 20 uova. E certamente il cioccolato al latte. Fatto! Con due carrelli completamente pieni andiamo alla cassa. L'importo del nostro acquisto è di 500 euro. Per prima cosa prepariamo il biscotto per il nostro Twix. Prendiamo 16 pacchetti di margarina e una grande casseruola. Apriamo la margarina e la buttiamo in padella. L'abbiamo riempita fino in cima. Basta metterla sul fornello e aspettare che tutta la margarina si sciolga e diventi liquida. Per impastare un sacco di pasta prendiamo un catino così enorme. Abbiamo bisogno di 30 kg di farina. Con le forbici apriamo le confezioni e versiamo tutta la farina. La margarina fusa viene rimossa dal fornello e versata. Prendiamo le scatole di zucchero a velo, le apriamo e ne mettiamo una scatola e mezza nel catino. E adesso dobbiamo aggiungere 120 uova, o meglio, 6 bottiglie di uova. Per mescolare bene il tutto useremo questo mixer edile. L'impasto è molto denso e le braccia si stancano a tenere il mixer, ma nonostante tutto ora è pronto. Le barrette di Twix verranno fatte in queste forme di ferro. In primo luogo versiamo un po' di olio all'interno. Lo spalmiamo bene sulle pareti e copriamo con pergamena. Fatto! Appoggiamo gli stampi sul pavimento. Con le mani spianiamo l'impasto nello stampo. Tutto è allineato. Abbiamo già completato il primo stampo. Ora è necessario ripetere la stessa cosa con il secondo. E via! Pronto! Mettiamo gli stampi con l'impasto nella nostra enorme stufa. Chiudiamo le porte
accendiamo i bruciatori. I nostri biscotti verranno cucinati tutta la notte a 190 gradi. Di notte abbiamo cambiato di posto le forme perché dal lato dei bruciatori la temperatura è più alta. La mattina dopo ci è sembrato che tutto fosse pronto. Dall'alto applichiamo un foglio di compensato e giriamo. Ma poi è successo il peggio. Abbiamo scoperto che dopo una notte intera i nostri biscotti non si sono cotti comunque. Eravamo sconvolti, ma abbiamo rifatto tutto. Questa volta i biscotti sono stati cotti addirittura per 24 ore. Naturalmente, con un tempo così lungo di preparazione, la parte alta si è bruciata. Ma non è grave, con l'aiuto di coltelli rimuoviamo lo strato superiore bruciato. Ecco, i biscotti sono stati ripuliti. La parte aperta in alto sarà il fondo del Twix. Prendiamo una parte del cioccolato che abbiamo comprato. Mettiamo due ciotole e rompiamo i cioccolatini sul tavolo. Li apriamo e versiamo i cubetti nelle ciotole. Quindi continuiamo fino a quando non si riempiono abbondantemente. Mettiamo tutto questo a bagnomaria. Quando il cioccolato ha cominciato a sciogliersi e diminuire di volume, ci siamo resi conto che non era sufficiente. Prendiamo un altro lotto di cioccolato e riempiamo una ciotola più grande. E mettiamo tutto sul bagno di vapore. Portiamo i moduli in cucina. Il primo lotto di cioccolato si è già sciolto. Versiamo le due ciotole sopra i biscotti. Distribuiamo il cioccolato. La grande ciotola di cioccolato viene versata nella seconda forma e poi distribuita. Dopo una lunghissima attesa, il cioccolato si è finalmente raffreddato. In cima mettiamo un foglio di compensato e giriamo i biscotti Twix. Rimuoviamo la pergamena appiccicosa. Questa volta i biscotti si sono rivelati fantastici. Con l'aiuto del mastice, mio papà ricopre gli angoli interni degli stampi in modo che diventi più arrotondata. Dopodiché copriamo il tutto con carta da forno. Li trasferiamo in studio e inizia la fase successiva, il caramello per i Twix. Per il caramello abbiamo bisogno di zucchero a velo e una quantità irreale di latte condensato. Apriamo le confezioni. Tiriamo fuori le lattine. E le apriamo. Cucineremo in due padelle contemporaneamente. Apriamo 10 lattine. Versiamo il latte condensato in padella. Aggiungiamo un mestolo di zucchero a velo. E a fuoco medio cuciniamo tutto fino a quando non otteniamo un caramello marrone. Versiamo il caramello negli stampi. E ora questa procedura deve essere ripetuta un'immensità di volte. Abbiamo preparato il caramello e il latte condensato diminuiva piano piano. In totale abbiamo cucinato caramello per 9 ore. Le forme sono piene di caramello per circa un terzo. Dovrebbe bastare. Livelliamo. Il caramello è rimasto in freezer tutta la notte. Lo tiriamo fuori dal congelatore, lo estraiamo dallo stampo e lo stendiamo sopra i biscotti. Rimuoviamo tutta la pergamena attaccata al caramello. Ora prendiamo tutto il cioccolato che abbiamo comprato e abbiamo persino trovato del cioccolato fondente rimasto da video precedenti. Mettiamo una pentola gigante sul tavolo e ci rompiamo dentro tutti i cioccolatini. Pronto! Ora prendiamo tre ciotole più piccole e le riempiamo con i cubetti di cioccolato.
mettiamo a sciogliere sopra il bagno di vapore. Ecco, il cioccolato si scioglie e diventa liquido. Versiamo sopra la barretta. Tutto questo viene spalmato con una spatola in modo che lo strato di cioccolato sia uniforme. Continuiamo versando tutto il cioccolato fuso. Riempiamo di nuovo le ciotole di cioccolato. Sciogliamo e cerchiamo di riparare tutte le irregolarità. Per il riempimento finale aggiungiamo olio e mescoliamo bene. In questo modo il cioccolato sarà molto bello, lucido, fantastico. Forza, versiamo! Ripassiamo anche con una spatola e con un cucchiaio facciamo i solchi caratteristici del Twix. Anche la seconda bacchetta Twix viene spalmata. Facendo i solchi. Quando il cioccolato si è raffreddato, la nostra gigantesca barretta Twix è pronta, pesa addirittura 220 kg. Ci sono voluti 5 giorni per prepararlo e le calorie in totale sono 1.078.000. È semplicemente irrealistico. Finalmente lo tagliamo. Ok, il cioccolato non è abbastanza, ma sembra comunque un Twix. Proviamone un pezzo. È delizioso, sembra un Twix. E se vuoi che facciamo un'altra barretta enorme, metti like. Dobbiamo raggiungere 350.000 mi piace. Scegli nei commenti cosa ingrandiremo la prossima volta, Skittles, Lion Bar o Nuts. Ma non è tutto. Abbiamo fatto una battaglia culinaria con mio papà. Abbiamo preparato degli enormi prosciutti di struzzo. Segui il link nella descrizione per vedere chi ha vinto. Ciao a tutti.